parla del caos che porta alla coscienza. È casuale che tu dica coerenza, posto di ordine? Allora, no, significato nel senso che, come poi andremo a vedere durante la trattazione, il termine coerenza ritorna anche in ambito della fisica quantistica. È un ordine sì, ma è un ordine non statico. Mi piaceva questa immagine, beh, ovviamente perché la fisica comunque moderna si è ripiegata da vedere il viso di Einstein, però è composto da tante immagini diverse. E la domanda un po' provocatoria è: vediamo solo quello che siamo stati educati a vedere, ossia la realtà che sperimentiamo, condizionata dalla nostra condizione? Ho aperta questa domanda che a me soprattutto ha fatto sorgere tante riflessioni, nuove scoperte in vari ambiti di ricerca stanno aprendoci la possibilità di darci nuovi modi di pensare a noi stessi e alla nostra relazione con il mondo. In effetti sembra emergere l'evidenza di una profonda connessione tra l'essere umano e la realtà di cui fa esperienza. Siamo stati e siamo tuttora portati a pensarci separati dalla realtà in cui siamo inseriti, mentre tante scoperte che emergono insomma nell'ambito anche soprattutto della fisica ci fanno vedere come in realtà questa separazione sia più illusoria che veritiera. Comunque è una descrizione della realtà anche la fisica quantistica. La mia domanda è: possibile ipotizzare che l'essere umano, con il suo vissuto emozionale, sia in grado di modificare il suo corpo fisico e l'ambiente che lo circonda? Mi rifaccio a questo scienziato Pop, che nel 76 ha validato l'ipotesi che le cellule del corpo comunichino tra loro oltre che per segnali biochimici, cosa a cui siamo noi abituati a pensare, anche mediante segnali elettromagnetici che ha definito biofotoni. Diciamo che in Italia, ma così anche in ambito internazionale, si riconosce alla molecola di DNA presente nel nucleo della cellula la capacità di fare da luce trasmittente, proprio perché c'è una differenza di potenziale all'interno della elica del DNA. Non solo, l'emissione dei biofotoni sembra trasmettere informazioni anche con la realtà energetica in cui, per esempio, il corpo umano è inserito, quindi il campo che in fisica viene chiamato vuoto quantistico, campo di punto zero. Ho citato questo esperimento che era stato fatto nel 95 perché è significativo. In un contenitore dove era stato fatto vuoto, ma erano presenti dei fotoni, all'inizio questi fotoni avevano una disposizione apparentemente casuale, ma nel momento in cui viene inserito all'interno di questo tubo del DNA, i fotoni si organizzano andando ad assumere la stessa struttura elicoidale del DNA. E questa struttura viene mantenuta dai fotoni anche quando il filamento del DNA viene tirato via dal tubo, per cui in qualche modo il DNA trasmette a livello informazionale ovviamente la propria struttura, dà informazione al campo, questa informazione viene ricevuta dai fotoni che si organizzano di conseguenza e questa organizzazione viene mantenuta anche se l'elemento diciamo così materiale che è il filamento di DNA viene estratto. Poi c'è un aspetto interessante rispetto all'emissione di più fotoni, ossia, come si diceva nel titolo, la coerenza quantistica, che è una situazione che si verifica quando i fotoni vibrano in sintonia e in concordanza di fase con la stessa frequenza. Il DNA nel corpo si trova in un contesto acquoso, perché il 99% del corpo umano
stato verificato nel 2013, è costituito da molecole d'acqua e grazie al fatto che il DNA è presente in un sistema acquoso, questo permette di ampliare il suo dominio di coerenza quantistica. Cosa significa? Che le molecole d'acqua inserite in un campo elettromagnetico che le informa acquisiscono una struttura che viene chiamata cluster e agiscono quando sono aggregate in macromolecole dette cluster secondo il regime di coerenza, e questo fa sì che in qualche modo l'informazione presente nel campo elettromagnetico possa essere trasmesso diciamo così a livello non locale e informare tutto quello che è influenzato da tale campo. Nel corpo umano il 40% dell'acqua è coerente, quindi è capace di ricevere e trasportare le informazioni memorizzate nelle onde elettromagnetiche dei cluster, e queste informazioni vengono recepite da recettori molecolari che sono in grado in qualche modo di cogliere l'informazione frequenziale, e questo permette di organizzare funzionalità enzimatiche e metaboliche, cioè informano la cellula rispetto all'attività che deve essere prodotta. Le informazioni elettromagnetiche immagazzinate nei cluster d'acqua sono parte integrante della cellula dell'essere vivente, cioè la componente elettromagnetica è ciò che dà forma anche alla diciamo così, funzionalità della cellula stessa. Quindi ci si interroga in ambito scientifico se sia possibile che l'evento biologico primario alla base della vita, quindi anche delle alterazioni che portano alla malattia, sia un evento fisico di natura elettromagnetica. Secondo questo fisico e medico Spaggiale italiano, benessere è una questione di oscillazioni elettromagnetiche ordinate, ossia l'organismo si mantiene in equilibrio dinamico grazie ai messaggi sulle cellule che si scambiano costantemente tra loro sotto forma di segnali elettromagnetici. Un altro aspetto che riguarda sempre l'elettromagnetismo riguarda il cuore. Già nel 94 si era individuato all'interno del cuore un sistema. Sono 40.000 neuroni dentro i punti sensori che sono in grado di rilevare l'informazione ormonale, il corpo, la frequenza cardiaca e la pressione. E si è visto come il segnale che il cuore invia attraverso questo sistema nervoso al cervello sono in grado di influenzare la funzione dei centri cerebrali superiori, che sono coinvolti per esempio nella percezione, nella cognizione e nell'elaborazione emotiva. Quindi il cuore ha un campo elettromagnetico che è il più potente e il più esteso del corpo. Questa immagine è una rappresentazione realistica di quello che è il campo elettromagnetico del cuore, che è stato misurato con degli apparecchi chiamati SQID, diciamo come acronimo, e questi apparecchi hanno rilevato come il campo elettromagnetico prodotto dal cervello è molto minore rispetto a quello del cuore è 60 volte maggiore in ampiezza e 5.000 volte più forte. Questo campo ha appunto forma di toroide e si estende per diversi metri oltre il limite del cuore. Questo significa che questo campo elettromagnetico non solo è in grado di coprire l'intera estensione del corpo umano, ma è anche in grado di interfacciarsi con il campo elettromagnetico delle persone che ci stanno attorno nell'ambito della vicinanza. Quindi il segnale che viene trasmesso attraverso questo campo è in grado di sincronizzare le attività di tutto l'organismo, proprio come ci fosse un sistema della frequenza. Il movimento dei vettori genera un campo di torsione che è appunto un campo informativo. Le informazioni agiscono in modo da informare l'attività di tutte le funzioni corporee, come dicevamo un attimo fa, per coordinare e sincronizzare i processi del corpo nel suo complesso. E
dicevo un attimo fa, appunto, è in grado anche di essere recepito dai soggetti che si trovano più o meno a 2 metri di distanza. Ora, il cervello, il cuore e il sistema nervoso possono funzionare separatamente o insieme. A livello fisiologico, il fatto che funzionino insieme è indice di una maggiore efficienza e armonia delle attività e dell'interazione del sistema del corpo. E quindi adesso entriamo in un altro discorso, appunto, che è la coerenza fisiologica. Mentre in fisica la coerenza è usata per descrivere sistemi oscillanti che entrano in fase, in fisiologia la coerenza viene identificata quando il sistema cardiovascolare, il sistema respiratorio, il sistema nervoso, il sistema endocrino, immunitario che hanno un'attività ritmica lavorano in sincronia. Dal momento che ogni cellula ha il suo campo elettromagnetico, i campi dei vari organi e i vari apparati possono essere o meno in risonanza tra loro. Il cuore, proprio grazie al campo elettromagnetico, è in grado di creare una sorta di risonanza elettromagnetica, perché il campo elettromagnetico del cuore, come si diceva, è in grado di influenzare l'intero corpo e le fluttuazioni che avvengono in sua rotazione sono percepite da tutte le strutture dell'organismo. Ci sono ricerche, come quelle presso l'Istituto Ahmad, che dimostrano come lo stato emotivo di una persona viene registrato e trasmesso in tutto il corpo grazie al campo elettromagnetico del cuore. In particolare, quello che viene chiamata la variabilità della frequenza cardiaca viene considerato un indicatore o di stress o di diciamo così, benessere psicofisico. Quando la variabilità è in coerenza, questo di solito si associa a uno stato di benessere. In particolare si è rilevato come in presenza di emozioni negative, quindi il vissuto di rabbia, di frustrazione, di solito la variabilità del ritmo cardiaco è incoerente, disordinato, è irregolare, mentre in presenza di emozioni positive, come il vissuto di gratitudine e di apprezzamento, c'è un stato di coerenza cardiaca, un'attività cardiaca più regolare. Inoltre, quando siamo in presenza di coerenza, l'informazione che viene mandata al cervello facilita il funzionamento corticale. Quindi, quando il campo, diciamo così, elettromagnetico del cuore è in stato di coerenza, anche il cervello entra in coerenza. In questa condizione c'è una sincronizzazione dell'attività di due emisferi cerebrali, per cui i tracciati elettroencefalografici sono più somiglianti e prevalgono le alfa che sono legate a uno stato di rilassamento. Le performance cognitive migliorano, come migliora l'attività del sistema immunitario, quello nervoso, aumenta la produzione dell'ormone TEA e può normalizzarsi la pressione sanguigna. Inoltre, cosa molto importante, soprattutto nelle recenti ricerche, la coerenza cuore cervello attiva la produzione dell'enzima telomerasi, che dalla appunto, ricerche recenti si è evidenziato come sia quella enzima che permette la riparazione dei telomeri, la cui lunghezza determina la vita della cellula, insomma il suo tempo di vita. Un altro aspetto importante che è stato insomma, oggetto di studio è stata l'influenza sul DNA rispetto alla coerenza cardiaca, che si è visto che nel momento in cui la persona vive emozioni negative, come la rabbia, la paura, il filamento del DNA all'interno della cellula, insomma, che è stata isolata anche in provetta, ha reagito modificando la propria struttura. Quindi, in caso di emozioni negative, la struttura è come se si accorciasse, in questo caso riduceva la propria disponibilità, diciamo così, alla cultura e quindi all'espressione genica, mentre in caso di emozioni positive, il DNA si rendeva più lasso, rilassato e quindi questo rendeva più accessibile la lettura dei geni. Quindi in uno stato di coerenza cardiaca
è possibile modificare la conformazione della doppia elica e quindi in questo caso permettere la produzione o meno di certe proteine, ad esempio. Però abbiamo visto all'inizio come la stessa struttura del DNA sia in grado di informare la realtà subatomica dei protoni. E quindi ci chiediamo se le emozioni possano essere un mezzo di comunicazione con la realtà energetica in cui l'uomo è inserito. Per concludere, ovviamente l'aspetto più importante riguarda quello che è il nostro lavoro, cioè la psicoterapia ipnotica. E mi è piaciuta questa citazione di Eccles che dice: dobbiamo renderci conto dei grandi misteri della struttura materiale e del funzionamento dei nostri cervelli, della relazione tra il cervello e la mente e della nostra immaginazione creativa. Infatti, il neurofisiologo Philip Ibram, insieme a Gabor, ha analizzato la capacità del cervello di tradurre le frequenze luminose, sonore, le frequenze che riempiono lo spettro, diciamo, dell'energia che ci circonda, che sono ricevute tramite i sensi, in schemi di interferenza che poi a loro volta vengono tradotti in immagini tridimensionali, un po' come quando una telecamera registra una scena e poi questa informazione viene tradotta dallo schermo di un televisore. Quindi noi non vediamo gli oggetti per come sono, possiamo soltanto registrare la loro informazione quantistica. Poi, secondo l'interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica, è la mente che partecipa nel determinare la proprietà di quanto osservato, perché la realtà non esiste al di fuori della coscienza che la sta percependo. Ossia, nel momento in cui un osservatore, che può essere uno strumento o la coscienza di una persona, osserva, diciamo così, ciò che c'è nel campo, che fonda di probabilità, ecco che in quel momento, quando l'attenzione ferma la realtà, in quel momento abbiamo il collasso della funzione d'onda e quindi ciò che è, diciamo così, probabile diventa una particella inserita nello spazio di la materializzazione delle virtù. L'epigenetica mostra come l'espressione dei geni in qualche modo è influenzata dall'ambiente mediante relazioni di informazioni. Però noi sappiamo che l'ambiente viene percepito, che il cervello recepisce segnali dall'ambiente e li interpreta, e quindi le percezioni che noi viviamo come provenienti dall'esterno in realtà sono generate all'interno e i significati che noi prendiamo come dati a priori, in realtà sono costruiti da noi e proiettati su o in oggetti esterni. Quindi a seconda delle credenze possedute, consce o inconsce, si ha una diversa percezione della realtà, che a sua volta modifica il modo in cui vengono letti i geni, proprio come accade per l'effetto placebo e l'effetto nocivo. Ogni pensiero ha un correlato sul piano biologico che rende capace in qualche modo la cellula di essere più o meno sensibile ai segnali che può ricevere. Quindi tutte le esperienze reali e immaginate si traducono nel medesimo linguaggio di forme d'onda organizzate olograficamente. Per cui è per questo che la realtà immaginata agisce neurofisiologicamente come quella percepita in eventi concreti, perché per la corteccia cerebrale durante l'immaginazione ci sono gli stessi processi che si riscontrano durante la percezione del mondo esterno. Il motivo è semplicemente perché il cervello non sa distinguere gli stimoli ricevuti dalla realtà esterna da quelli allucinati, perché in qualche modo sono comunque delle interpretazioni che il cervello sta facendo. Dunque, secondo le ricerche che abbiamo preso in esame, le emozioni positive sono in grado di creare coerenza cuore, che rende coerente quello cerebrale, l'emisfero destro e sinistro si sintonizzano e questo rende possibile alterare la conformazione della doppia elica in cui viene formato il DNA. E quindi possiamo ipotizzare che durante la trance il pensiero e il suo correlato emozionale come energia e informazione sull'acqua corporea in stato di coerenza realizzano un fenomeno di olografia.
memorizzazione di informazioni in un mezzo coerente e agendo a livello del DNA agiscano sul meccanismo NOF dei geni regolatori di una certa funzione. Rispetto a quello che Rosconi dava nel 2008 come percorso della guarigione durante la terapia ipnotica, diceva dal verbo e dalla parola la componente emotiva e da questa la sua essenza figurativa che è l'immagine mentale. Allora noi possiamo ipotizzare che con le immagini, in stato ipnotico, possiamo modificare l'esperienza interiore del paziente ripristinando l'omeostasi, intesa come uno stato di equilibrio dinamico che permette alla persona di funzionare col massimo rendimento e la minima spesa energetica, e il benessere e la percezione che il paziente ha di questo stato di equilibrio, per cui avendo cambiato la sua percezione di sé e della realtà, si sente finalmente libero di realizzare i suoi progetti ed è felice nella loro realizzazione, quando noi diciamo che in qualche modo gli permettiamo di usare appieno le sue risorse. Quindi per concludere, attraverso emozioni e immagini mentali, la psicoterapia ipnotica diviene un segnale epigenetico che è capace di informare l'ambiente corporeo, in primo luogo, mediante modificazione dell'espressione genica del DNA, e in secondo luogo il campo energetico in cui l'essere umano è inserito e quindi lo programma quantistico. Posso fare una domanda? Velocissimamente. Cioè, avete dato tantissime informazioni che avremo bisogno di essere presi in tanti momenti a riassumere. Però credo che la frase dell'ologramma quantistico, no, per umanizzarla, credo che sia un'ottima rappresentazione del cosiddetto, di quello che ci diciamo tutte le volte a lezione, dei famosi stati di coscienza che si modificano, perché la coscienza come come ce la possiamo immaginare materialisticamente, no? Un ologramma effettivamente, probabilmente poi a livello più molecolizzato che potevano essere i ormoni, adesso si parla di citavo stamattina delle tecniche, no? Ad esempio di tipo magnetico, che sono oggi utilizzate in neurologia per nipoti sicuramente più etiche del vecchio elettroshock, per intenderci, però anche in quel caso il problema che si sono trovati è il dosaggio, no, dell'elettromagnetica. Quindi la cosa altrettanto interessante che ci hai detto è che invece l'intervento psicoterapeutico non corre questo rischio di doversi dosare, perché in fondo, come poi succede nelle terapie efficaci, a volte ti finisci di pensarci e dici, ma quella seduta lì devo essere stato bravo a, ma andare a vedere qual è il momento ideale in cui avviene il cambiamento è sempre una situazione estremamente difficile. Quindi ci dà molta speranza l'idea, e qua quest'estate siamo stati interpretati ottimi libri, se avete voglia di andarvi a vedere, ad esempio di Romelli, che no, un fisico in odore di Nobel per la sua fisica, e che scriveva per il Sole 24 Ore degli articoli settimanali, quindi divulgativi, e c'è tutto quello splendido cornice della quantistica che è il tempo e lo spazio. Oggi tu ci hai parlato molto dello spazio, ma tante cose potremmo dirlo sul tempo, che si prestano a metafore terapeutiche interessantissime, perché l'instabilità del caos che però ha una sua possibilità di risonanza in qualche modo agonica, che non è proprio una cornice da una cornice da capo. Quindi sono veramente interessato a queste riflessioni, che sono difficili da ritradurre ovviamente poi in una funzione trasmissibile, diciamo, da discussione. Ecco, discorso della quantità che diciamo prima, però non c'è dubbio che il concetto dell'armonia è interessante. In effetti, rispetto ad altre tecniche, non diciamo la caratteristica di questo punto di vista, perché non saremo qua a dirci, come spesso ci ripetiamo,
che c'è una lunghezza d'onda, no? Che stamattina ho cercato di quantificare quelle situazioni patologiche che, essendo così precoci, no, incidono sulle convinzioni, sui sistemi del successivi. Ma certamente quello spazio lì è caratteristico della tecnica ipnotica. L'intrinseca meccanismo di azione di armonizzazione interna, sì, cioè è meno invasiva di altre tecniche nel momento in cui lascia al sistema, cioè mette in condizione di neutralizzare il sistema, perché le energie che poi le quanti se parliamo di entropia e di energia, cioè cose fisiche ben conosciute, sembra un linguaggio, come dire, un po' magico, ma in realtà sono tutte cose effettivamente ben conosciute. E il richiamo alle quinte dell'armonia mi sembra veramente interessante, anche per rispondere a qualche domanda di stamattina sul trasformare personale, tutte quelle cose del DNA la facciamo tutte le volte che cambiamo idea. E quando cambi un'idea, quando tu induci a cambiare un'idea in qualcun altro, senza che ci si tocchi, l'RNA fa il suo mestiere, no? Per poi metterlo in memoria.